Benvenuti a This is My Architecture. Oggi siamo a Zurigo e sono qui con Ivan della Radio Televisione Svizzera. Ciao Ivan. Ciao Simone, grazie per l'invito. Ivan, parlaci della Radio Televisione Svizzera. Sì, la RSI è l'unità di lingua italiana del gruppo SRG SSR, che è l'azienda di servizio pubblico radiotelevisivo. Ottimo. E in cosa consiste il progetto di cui ci parlerai oggi? Allora, il progetto consisteva nel rifare il nostro MAM, Multimedia Asset Manager, ossia la piattaforma che permette di gestire tutti i video che vanno sulle nostre piattaforme online, quindi sito e app. Perfetto, andiamo a vedere l'architettura. Sì, l'architettura si può vedere in due macro flussi, cominciando dalla parte alta, dove abbiamo degli appliance Elemental Live che risiedono nel nostro data center, che prendono i flussi video sotto forma di stream in SDI dei nostri canali live, che siano televisivi o web streaming. Elemental Live poi hanno il compito di streamare questi video verso la zona AWS. Ok, quindi questi Elemental Live sono effettivamente dei dispositivi che AWS vi fornisce. Esattamente. Sono due server che abbiamo appunto on-premise e ne abbiamo due per un semplice scopo di alta affidabilità. Perfetto. E quindi da qui in poi come prosegue il flusso verso il cloud? Allora, appunto, i nostri server fanno lo streaming verso AWS, verso il servizio Media Package, che si occupa di registrare questi video e salvarli in un S3. Li salva sotto forma di playlist, quindi salva dei piccoli video, delle piccole porzioni, che si chiamano chunk, creando una playlist lunga 14 giorni. Quindi noi qua troveremo tutti i video degli ultimi 14 giorni. Perfetto, quindi avete qui tutti i video in questo bucket S3. Come utilizzate poi questi video all'interno della vostra piattaforma cloud? Allora, ci possiamo spostare nella parte più bassa del flusso, dove abbiamo la parte un po' più di intelligenza. Partiamo anche qua da un componente che risiede nel nostro data center, che è composto principalmente da due servizi. Uno è il backend, che contiene tutti i metadati che servono poi per la nostra piattaforma, e l'altro servizio è quello di un client, di una piattaforma che permette agli utenti di interagire con i video che abbiamo salvato per poterli tagliare, montarli e pubblicarli online. Ok. Quindi dal nostro MAM principalmente partono degli eventi di taglio che arrivano su AWS tramite API Gateway. API Gateway prende i metadati che arrivano con questi eventi di taglio e li gira la step function. La step function, come dice il nome, esegue diversi passaggi. In prima istanza valida chiaramente i dati che sono arrivati e poi sulla base di questi metadati scatenerà degli eventi di taglio. Verificherà i tempi di in e di out del taglio, se dovrà essere applicato un logo e che tipo di logo dovrà essere messo in overlay, che varianti devono essere generati, HD, SD, MD, e poi invierà la richiesta di trascodifica verso Media Encoder. Allora, qua la nostra step function va a prendere i file da S3 sulla base dei metadati e poi richiederà a Media Convert di generare queste varianti. Perfetto, quindi una volta che avete queste varianti pronte, come fanno i vostri utenti finali ad accedere a questi video? Allora, Media Convert, dopo aver ricevuto l'ordine di tagliare i video, di generare anche le poster image, salverà quanto generato su un bucket S3, ossia il nostro origin server, che è il server esposto verso l'esterno e accessibile dal nostro player. Ottimo. Vedo anche che c'è un database qui, come viene utilizzato in questo flusso? Esatto. DynamoDB ci serve principalmente per due scopi. Il primo è quello di salvare tutti i metadati e di tutto il flusso che abbiamo sulla nostra piattaforma, anche per una questione di debugging. E l'altro scopo è quello di salvare tutti gli eventi che avvengono all'interno di Step Function, in modo che l'utente con l'applicativo client sia in grado di monitorare sempre lo stato di tutte le attività che avvengono sulla piattaforma. Ottimo. Quindi, a quanto vedo, si tratta di un'architettura ibrida e anche un'architettura che nel cloud utilizza tecnologie di tipo serverless.
Il cuore, l'orchestratore di questa parte serverless è la step function che vediamo qui al centro. E come mai avete scelto step function rispetto a un qualcosa di tradizionale, come un container o una macchina virtuale? Allora, molto banalmente, step function ci ha permesso di orchestrare tutto il nostro flusso senza scrivere grandi righe di codice, molte righe di codice. In più, abbiamo intravisto in step function la possibilità di essere molto flessibili nel caso in cui dobbiamo cambiare o fare delle piccole modifiche sul flusso. Ok. Vedo anche che una parte importante di questa architettura sono i servizi multimediali, come l'event live, media package, media convert. Quali sono per voi i vantaggi dell'utilizzare questi servizi multimediali di AWS? Allora, il vantaggio principale è quello della scalabilità. Se per esempio prendiamo Media Convert, ci permette di modificare e alzare la qualità delle nostre trascodifiche in modo molto flessibile e veloce, semplicemente con dei file di configurazione, senza dover andare ad investire in hardware particolare. Ok, fantastico. Ivan, grazie mille per aver condiviso la tua architettura con noi oggi. Grazie a voi, è stato un piacere. E grazie per aver guardato This is My Architecture.